Quali strumenti ci possono essere per conquistare la fiducia? Vi racconto i nostri. Per costruire la fiducia, come vi ho raccontato prima, abbiamo un grosso problema, che non siamo fisici. E quindi queste persone alla fine devono comprare un prodotto che gli arriva a casa da una persona con cui hanno parlato al telefono. Difficilissimo. Non abbiamo il contatto fisico, appunto. Ed è necessaria, sarebbe necessaria una prova fisica. Però se il cliente di Roma vuole la prova fisica da basta muffa, come si fa? Pensa ed ecco che è arrivata l'idea della prova fisica. Questo cofanetto, che poi vi invito a guardare a fine del nostro incontro, che pesa 1,5 kg, è quella che noi chiamiamo la prova di San Tommaso. Qui dentro che cosa c'è? C'è l'azienda basta muffa che parla. Nel momento in cui tu ordini, perché questa prova si compra, costa 57 euro, ti arriva a casa, un bel fiocchetto presentata bene, la apri e ti si apre un mondo di informazioni e contenuti. Quindi ti raccontiamo il nostro lavoro con le testimonianze dei clienti, tutto quello che c'è da sapere, il libro sui pericoli della salute, e in più ti mettiamo anche dei campioncini del nostro trattamento. Quindi si cominciava a ragionare meglio, nel senso che io ti sto raccontando che sconfiggo la muffa con delle pitture termoisolanti. Sì, però com'è questa pittura che mi chiedi che costa un sacco di soldi? Ti mando un barattolino di 50 grammi, provalo a caso, poi dopo vediamo. In più gli abbiamo messo anche dentro un pezzo di ferro comprato dal fabbro con spalmata la pittura termica. Questi prodotti che funzionano molto bene, al di là che li possiamo vendere noi o chiunque altro, vanno spiegati. Non a caso nei centri commerciali è messa in un angolo e moltissimi colorifici te la sconsigliano quasi, perché è difficile da vendere. Prenditi l'antimuffa, facciamo prima, costa poco e via, sotto al chi tocca, no? Eccolo qua, il nostro caro San Tommaso. All'inizio ci ho scherzato, ma poi quando parlavo con i clienti gli dicevo: cara signora, io le mando la prova di San Tommaso perché lei in questo momento ha tutte le ragioni di essere scettica. Si è fatta una risata, però poi quando ha toccato effettivamente ha confermato la bontà di quello che gli avevamo raccontato. Quindi tutto ciò che potete far toccare al cliente, usatelo. Queste sono le foto del cofanetto, qui ci sono i quattro campioncini dei quattro prodotti che fanno parte del trattamento. Il cliente si bonifica a 50 cm quadrati. Immaginate in pieno inverno con la muffa che gli cresce intorno, hanno questo bollino bianco tutto bello pulito, e vi assicuro che da quando ho tirato fuori questa cosa le mie sorti sono migliorate notevolmente. Quindi poter provare qualunque oggetto prima di comprarlo penso che è il sogno di chiunque, ma vale per qualunque cosa. Cioè delle volte dobbiamo esporci a un rischio sperando che poi questa cosa funzioni. Tutto questo per noi ha semplificato il processo di acquisto, perché immaginate prima e stai 2 ore al telefono a raccontargli le pitture termiche, la condensa, la muffa, ti muoiono i figli, tutte queste cose qua che servivano per mettere il cliente nell'ottica del ho un problema e devo agire. Ovvio, gliela spieghiamo anche adesso, ma gli diciamo: sei veramente interessato? Hai speso migliaia di euro negli anni? Vuoi investire 57 euro che ti rimborsiamo se compri? Perché così poi va, non li perdi quei soldi. Mi vuoi dare la possibilità di dimostrarti questa cosa? Ok, quindi siamo stati qualche ora in meno al telefono, abbiamo potuto servire meglio i nostri clienti e vi assicuro che da una cosa del genere sono venute fuori dei lavori incredibili che non avremmo mai fatto. Effetto wow, perché ovviamente la cura dei dettagli è importante, non gli mandiamo la scatola anonima, ma ogni pezzo che c'è lì dentro si fa pagare, però vale la pena perché serve per spiegare al cliente come lavori. Quando si apre questo cofanetto la prima cosa che trovi è un pennellino per fare la prova, i campioncini, la testimonianza di un nostro cliente storico e le istruzioni per usarlo.